Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. A meno di un mese dalla riapertura delle scuole, la CISL Abruzzo e Molise torna nuovamente a denunciare il boom del precariato nella nostra regione, che rischia di mettere in difficoltà la gestione dell'anno scolastico. Problemi anche per quanto riguarda la fornitura dei nuovi banchi monoposto indetta dal commissario straordinario per l'emergenza Covid. Intanto il ministro per l'istruzione Azzolina invita le istituzioni a collaborare per una riapertura in sicurezza. Il servizio di Stefano Recanati. La scuola si appresta a riaprire i battenti dopo la chiusura anticipata a causa del Covid-19, ma le incertezze sono ancora tante. A denunciare fortemente il boom del precariato nella nostra regione è la CISL Scuola Abruzzo Molise, per il quale a settembre la scuola abruzzese dovrà reclutare oltre 4.000 precari tra docenti e personale ATA per garantire così la riapertura delle scuole. È assolutamente scandaloso, commenta la CISL Scuola, come il Ministero dell'Istruzione abbia sinora autorizzato 1.165 assunzioni a tempo indeterminato nella scuola abruzzese e nella realtà sarà possibile farne solo 631. Infatti ben 534 assunzioni a tempo indeterminato non saranno possibili a causa del mancato svolgimento dei concorsi e per l'esaurimento delle graduatorie provinciali costituite nel lontano 2006 e mai sostituite da altri meccanismi che garantiscono la stabilità del personale. Beffa, ma al contrario, invece per quanto riguarda il personale ATA. Qui infatti ci sono gli aspiranti, ci sono i posti, ma non vengono autorizzate le assunzioni. Infatti su 550 posti vacanti si fanno appena 211 assunzioni a tempo indeterminato. Numeri questi necessari al sistema scuola al di là dell'attuale emergenza sanitaria. Dunque, alle 339 assunzioni a tempo indeterminato non fatte e quindi da coprire con i precari, si aggiungono i 360 posti in deroga già aggiunti dall'Ufficio Scolastico Regionale Abruzzese. A questi dati si aggiungono anche le supplenze docenti e ATA per l'emergenza Covid. Infatti le scuole abruzzesi hanno già chiesto 1.050 docenti e 900 ATA, ma ad oggi la copertura economica permetterà l'autorizzazione del 50% delle risorse umane richieste. Poi c'è l'incertezza sui nuovi banchi scolastici. Le scuole abruzzesi hanno già fatto richiesta di 9.000 postazioni innovative, 2.400 banchi monoposto e 18.000 sedie, ma ad oggi non c'è certezza sulle consegne di questi nuovi materiali, visto che non ci sono comunicazioni ufficiali per poter avviare la produzione. Ad affermarlo Giancarlo Spadaccini, di Aula 3.0, una delle ditte che hanno risposto alla gara indetta per la fornitura di banchi monoposti. Pur volendo avviare una piccola produzione oggi, non potremmo cominciare a consegnare prima di ottobre. Tutto questo fa da contrasto alla lettera inviata in mattinata proprio dal ministro per l'istruzione Lucia Azzolina al presidente dell'ANCI Antonio De Caro e al presidente dell'UPI Michele De Pascale. Nella lettera il ministro ha ribadito come la riapertura delle scuole a settembre sia un obiettivo primario, condiviso da tutto il governo, ma che richiede la collaborazione di tutti i soggetti istituzionali coinvolti nell'ambito delle rispettive competenze. Un ultimo e decisivo sforzo a collaborare con i dirigenti scolastici e gli uffici scolastici regionali nell'ambito dei tavoli regionali. Proseguono all'aeroporto d'Abruzzo di Pescara i controlli con tamponi rapidi per i passeggeri in arrivo dai paesi considerati a rischio. Paolo Renzetti. I tamponi sono per i passeggeri in arrivo da Malta, Bucarest e Girona, come da disposizioni del Ministero della Sanità, c'è stata un'ordinanza del Ministro e naturalmente ripetuta e confermata dalla Regione Abruzzo. Quindi questi tre voli, quando arrivano i passeggeri, vengono sottoposti a tampone dalla ASL competente di Chieti in questo momento o anche di Pescara, tramite il Comitato della Salute Pubblica Abruzzese, che è diretto dal dottor Albani, in questo momento dalla dottoressa Dentino. Con la collaborazione della Protezione Civile e delle Forze dell'Ordine noi facciamo scendere i passeggeri e una volta ritirati i bagagli i passeggeri incolonnati in distanza di sicurezza vengono mandati a riempire delle schede in cui danno le loro generalità, numero di telefono eccetera e poi un'organizzazione mobile del 118 gli fa il tampone all'esterno dell'aeroporto raccomandando ovviamente di stare in casa quelle 24-48 ore necessarie per avere l'esito del tampone stesso sul cellulare o via email. Sta accadendo quello che forse si pensava potesse succedere, molti turisti che avevano acquistato un biglietto aereo per alcune destinazioni non si sono presentati in aeroporto. Beh sì, diciamo che queste tre località al momento appaiono a rischio, a un rischio quantomeno superiore a tutte le altre, piuttosto consistente e quindi la prudenza magari fa decidere a delle famiglie, a dei gruppi di turisti, a qualcuno di non partire anche rimettendoci qualche decina di euro per i biglietti. Mi pare una ragionevole misura di prudenza che naturalmente
valutata da ognuno con la propria coscienza e la propria libertà. Quello che sta accadendo, Presidente, in prospettiva che cosa significa per l'aeroporto d'Abruzzo? Noi lavoriamo per far viaggiare tutti in sicurezza e di questo i passeggeri e gli abruzzesi possono essere tranquilli. L'aeroporto è nella massima sicurezza sanitaria e nel massimo controllo. Qui vengono applicate tutte le misure e forse qualcuna di più, come addirittura la sanificazione dei bagagli in partenza e in arrivo che abbiamo adottato da oggi. Noi portiamo mascherine obbligatorie, abbiamo distanza di sicurezza, abbiamo percorsi separati, sanificazione, chi arriva qui sta tranquillo. Poi è chiaro che chi arriva in un altro posto o in un altro stato o in un'altra destinazione purtroppo trova lì o per fortuna le regole di quel posto, di quella destinazione, di quello stato, e lì non valgono certo né quelle italiane né quelle dell'aeroporto d'Abruzzo. Per cui raccomandiamo a tutti di andare in posti presumibilmente sicuri e comunque di mantenere le misure che il governo italiano ha deciso, perché poi alla fine dei conti, come tutti stanno vedendo nel mondo, noi alla fine del mondo, della festa, siamo i più seri di tutti. Dopo la Cina sicuramente l'Italia è il paese in cui il rigore sulle misure è stato maggiore e se ne vedono i risultati positivi, perché pur nella ripresa dei contagi sicuramente la nostra è inferiore a quella degli altri. Insomma, non mancano le preoccupazioni per il Covid, ma non mancano neanche i momenti di svago, momenti per distrarsi. E, a tal proposito, andiamo a Francavilla al Mare. Il comune ha deciso di non rinunciare ai fuochi d'artificio per la festa patronale di San Franco. E di questo e anche di altro parliamo nella nostra finestra con Paolo Renzetti, che è in compagnia proprio del primo cittadino Antonio Luciani. A te Paolo, buon pomeriggio. Esattamente Andrea, grazie, buon pomeriggio a te, ai nostri telespettatori in diretta da Francavilla al Mare, perché è il caso di dire che il Covid non ferma le feste di San Franco. I fuochi pirotecnici di Francavilla tra le manifestazioni più grandi del centro-sud Italia. Sindaco, tante le misure di sicurezza, ma ci saranno regolarmente i fuochi questa sera. Da 26 punti lungo la costa di Francavilla verranno fatti esplodere questi fuochi di artificio. Sì, in verità sarà un fuoco Covid. Appunto, non potevamo fare il fuoco tradizionale, lo sparo dal pontile classico che avrebbe creato assembramenti, però noi riteniamo che la vita non si debba fermare di fronte alle difficoltà, bisogna trovare nuovi modi per andare avanti, e questo nuovo modo lo abbiamo trovato cambiando il fuoco tradizionale. Non si sparerà solo dal pontile, ma si spareranno fuochi molto più modesti che dureranno una decina di minuti, ma che avranno la caratteristica di essere sparati su tutta la costa di Francavilla al Mare, che è lunga 7 km circa, quindi ci sarà un punto di sparo sulla spiaggia ogni 300 metri. In sostanza, siccome non possiamo fare assembramenti e siccome non possiamo consentire che le persone vadano verso i fuochi, noi avviciniamo i fuochi alle persone, così salviamo la tradizione e festeggiamo il nostro patrono. Lei nelle ultime ore, Sindaco, è stato costretto, lo dico tra virgolette, a sperare che questa sera non ci sia tantissima gente a Francavilla, proprio per, la sua è stata una provocazione ovviamente, per evitare assembramenti anche lungo le strade laterali della riviera. Intanto non c'è nessun motivo per creare assembramento nella zona centrale, quindi mi riferisco a Piazza Sirena, perché non è da lì che si spareranno i fuochi. I fuochi si spareranno dal confine con Ortona al confine con Pescara, ognuno li potrà vedere davanti a sé. Come ho detto, saranno fuochi di modeste dimensioni, quindi non immaginiamo di attirare persone da fuori Francavilla, perché dureranno solo una decina di minuti. Molti si stanno organizzando addirittura per vederli dalla collina, dalle varie colline che ci sono nell'entroterra, dove si potranno vedere interi tratti di costa. Ho disposto con ordinanza l'obbligo della mascherina sul lungomare Aldo Moro e sul lungomare Nord dalle 22 alle 2 di notte, anticipando anche quella che è stata la decisione del ministro Speranza, quindi stiamo attuando tutte le misure di sicurezza, ma su tutto vince il buon senso delle persone, che devono capire che bisogna andare avanti, bisogna essere in grado di sconfiggere il Covid continuando una vita normale.
Bisogna convivere con questa emergenza sanitaria, col Covid-19. A tal proposito, lei, sindaco, parlava dell'uso delle mascherine obbligatorio dalle 22 di questa sera fino alle 2. A proposito di Covid, ci sono 4 positivi attualmente a Francavilla al Mare. Sì, l'ho annunciato ieri sera nella mia diretta Facebook, tra l'altro molto seguita. Abbiamo avuto 3 casi negli ultimi 3 giorni. Uno è un caso in via di guarigione che avevamo già da un paio di settimane, quindi è veramente in via di risoluzione. Poi ci sono 3 casi nuovi che abbiamo avuto nei giorni scorsi, uno al giorno, tutte e 3 persone non in contatto tra di loro, ma che probabilmente sono state vittime di quel Covid di rientro, come lo chiamiamo, perché una di queste è stata in vacanza, è tornata e quindi ha manifestato dei sintomi, altri hanno avuto contatti con la vicina città di Pescara e quindi in sostanza abbiamo questi casi. Il Covid c'è, è tra noi, bisogna stare attenti, monitorare, mai abbassare la guardia, non intendiamo farlo, ma non per questo dobbiamo fermarci. Ovviamente 4 positivi a Francavilla è una situazione del tutto sotto controllo, sindaco, ma con le forze dell'ordine, con la polizia locale, voi ovviamente monitorate la movida francavillese, ci sono tantissimi turisti in questo periodo dal pomeriggio fino a notte fonda. Sì, ci sono tanti turisti, i luoghi sono frequentati, ma io vedo anche che c'è il buon senso delle persone, perché vedo che indossano la mascherina laddove serve, poi in verità siamo qui in riva al mare, stare nelle nostre spiagge, come abbiamo ampiamente detto in tutte quelle polemiche che c'erano prima, che volevano, se vi ricordate, centellinare l'ingresso nelle spiagge libere, addirittura predisporre delle app, è andata come dicevamo noi, cioè in spiaggia si può stare tranquillamente distanziati, io stesso come vedete sono abbastanza abbronzato e riesco a essere distanziato da tutto e da tutti nel nostro mare, che è molto ampio ed accoglie tutti in piena sicurezza. A proposito di mare e stabilimenti, sindaco, e di queste ultime ore la decisione del governo attraverso un DPCM del Ministero della Salute di vietare balli nelle riviere, negli stabilimenti balneari, secondo lei è una decisione giusta? È una decisione giusta perché eravamo passati per alcuni versi da un accesso all'altro, quindi si stava perdendo un po' la ragione, si stavano ricreando forti assembramenti, soprattutto in quegli stabilimenti che usano fare musica da disco. È bene che questo non si faccia, tant'è vero che la musica da questa settimana è vietata, ho sentito già personalmente molti stabilimenti balneari che eviteranno, accoglieranno le persone che vogliono magari cenare in tutta sicurezza, distanziate e con mascherine, quindi evitiamo di creare ulteriori problemi, il ministro Speranza ha fatto molto bene a prendere questo provvedimento. Sindaco, siamo quasi in chiusura di questo collegamento, ma siamo ovviamente, abbiamo parlato all'inizio dei fuochi d'artificio di questa sera, le feste di San Franco che chiudono un po' il clou dell'estate francavillese. Possiamo fare un primissimo bilancio per quanto riguarda le presenze turistiche a Francavilla? Quest'anno, tra l'altro, costa balneabile lungo tutto il litorale adriatico. Com'è andata e cosa sperate per la seconda parte dell'estate? Non abbiamo ancora i numeri, ma siamo molto contenti perché sentiamo quotidianamente i nostri operatori commerciali che ci riferiscono di una presenza di persone e di gente, insomma, abbastanza sostanziosa. Addirittura c'è qualche ristoratore, ti confesso, che mi ha detto che ha realizzato il miglior incasso degli ultimi 5 anni. Per essere un'estate post-Covid devo dire che è una bella soddisfazione. Quindi c'è gente, come abbiamo detto prima, le nostre spiagge riescono ad accogliere tutti in sicurezza. Ci aspettiamo che diciamo questa stagione si prolunghi se il tempo ci assiste, e anche settembre è stato fantastico poter visitare la nostra città che ha un mare perfettamente balneabile. Perfetto, allora appuntamento per chi lo vorrà questa sera dalle 22 in poi con i fuochi d'artificio, la festa di San Franco a Francavilla al Mare. Io ringrazio il primo cittadino di Francavilla, Antonio Luciani. Da Francavilla è tutto, linea che può tornare allo studio. A te Andrea. Grazie a te Paolo, grazie in particolare al sindaco di Francavilla al Mare Antonio Luciani. Proseguiamo con il nostro TG e andiamo a fare, dopo Francavilla, il punto della situazione a Lanciano attraverso le parole del sindaco Mario Pupillo, che parla del numero degli attuali contagiati in città, ma parla anche della rimodulazione delle feste di settembre. Ascoltiamolo. Lanciano ha 5 cittadini contagiati dal virus e 30 in quarantena. Ovviamente questo numero può modificarsi, sono in corso altri tamponi, ma quello che voglio sottolineare
e che il virus c'è ancora, lo abbiamo sempre detto e ribadito, e soprattutto c'è una modifica in quella che è la contagiosità e la positività. Tutto questo sta determinando anche da parte nostra delle valutazioni sui grandi eventi, in particolare sulle feste di settembre. Giovedì faremo una comunicazione ufficiale, ma già sapete che il dono non si farà, non si faranno gli spari e tutto quello che è assembramento, che è fondamentale e favorevole alla diffusione del virus. Stiamo valutando il tutto con tranquillità, ma anche con rapidità, perché questa settimana è quella determinante per ridisegnare un po' quelli che sono gli eventi del settembre lancianese, che ovviamente non è il settembre lancianese, non si chiamerà così perché abbiamo già, come avete saputo, spostato i due concerti più importanti nello stadio Biondi di Lanciano, proprio perché lì abbiamo la sicurezza di essere contingentati e quindi il distanziamento, e c'è una situazione statica e non dinamica come invece si può stare nelle giostre, nelle manifestazioni come diciamo la Fiera del Giocattolo di Sant'Egidio. Il presidente del Consiglio Comunale di Pescara, Marcello Antonelli, ha chiesto ai sindaci di accelerare la nascita della nuova Pescara, rimarcando il fatto che Monte Simone e Sportore rallentano il progetto di fusione. Piccata la risposta del primo cittadino di Sportore, Luciano Di Lorito. Ascoltiamolo. Di Lorito, il presidente del Consiglio Comunale di Pescara, Marcello Antonelli, invita ad accelerare sulla nuova Pescara, lo ha fatto inviando una lettera ai sindaci dei tre comuni, però da più parti si continua a ribadire che Monte Silvano e Spoltore stanno cercando di rallentare questo processo che sembra irreversibile. Lei cosa risponde? Credo che il periodo ferragostano abbia abbagliato il presidente Antonelli, che ha un ruolo preciso all'interno della legge regionale. Lui ha un ruolo preciso di dover fare. I comuni di Spoltore, posso parlare anche a nome del comune di Montesano, non hanno ostacolato nulla, tant'è vero che noi siamo sempre stati a disposizione. In realtà viene fuori che oggi, al 18 di agosto 2020, quando la nuova Pescara deve entrare diciamo in funzione come nuova città tra poco meno di un anno e mezzo, non è stato fatto nulla, e questo dimostra che questo progetto, che diciamo da sempre è un progetto vuoto, che non ha le gambe per camminare, ma non perché Spoltore ostacola, che non ha ostacolato, anzi lo invito al presidente a dire in quali occasioni, perché sarebbe stato corretto dire in quali occasioni Spoltore e Montesilvano hanno ostacolato. Non c'è assolutamente, noi siamo a disposizione di questo processo, ci adoperiamo, ma in realtà ci adoperiamo perché non ci adoperiamo perché non c'è nulla da fare, è una legge che non permette di fare se non tra 10 anni, questa è la realtà dei fatti, quindi siamo certi che noi stiamo rispettando la legge regionale e forse lui, dal suo ruolo che la legge gli impone, dovrebbe fare qualcosina in più. Quindi adesso, secondo il sindaco di Spoltore, che tra l'altro non si potrà ricandidare, che cosa potrà accadere secondo lei, Di Lorito? Ma io credo che questa legge debba essere comunque rinviata, perché al 1° di gennaio 2022 non siamo pronti, ma è chiaro che non siamo pronti. Però se il presidente Antonelli, se Pescara dice che noi stiamo fermando, noi possiamo come consiglio comunale invocare, noi lo possiamo, il commissariamento, far partire, non far prorogare di 2 anni al 2024 il processo di fusione, ma farlo partire da subito, e ci pensiamo a questa ipotesi, così ci togliamo, noi finiamo la consigliatura nel tempo debito e forse Marcello Antonelli e il comune di Pescara finiranno anzitempo il loro mandato. Se questo è l'approccio con cui ci si muove all'interno della legge, io credo che sia stata un'uscita infelice dello stimato amico Marcello Antonelli. Nell'ambito del nuovo piano per la videosorveglianza della città, 5 telecamere del comune di Avezzano rientreranno nel sistema targhe del Ministero dell'Interno. Vediamo.
Avezzano farà parte di un progetto pilota. Saranno installate nuove telecamere, 5 delle quali rientreranno nel sistema nazionale TARG del Ministero dell'Interno. In totale saranno posizionati 60 nuovi occhi elettronici, che saranno installati nell'arco di 3 anni. Queste si vanno ad aggiungere alle 60 già presenti sul territorio comunale. Il piano di implementazione della videosorveglianza cittadina è stato approvato recentemente. Si è trattato di un comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto direttamente da Sua Eccellenza il Prefetto, che ha approvato il piano di implementazione della videosorveglianza cittadina. Grazie a questa nuova aggiunta, diciamo, delle nostre 65 telecamere di videosorveglianza sparse in tutta la città, se ne andranno ad aggiungere altre 60 in modo tale da arrivare a un numero complessivo a fine progetto di circa 125-130 telecamere su tutto il territorio, di cui 5 autorizzate in via del tutto, diciamo, siamo una delle poche città campioni in tutta Italia, scelta per collegare queste telecamere al sistema nazionale delle targhe del Ministero dell'Interno. Un sistema a valenza nazionale in grado di tracciare gli spostamenti sul territorio di targhe segnalate come sospette. Quando saranno installate queste telecamere? Allora, il piano di installazione delle telecamere si svilupperà su 3 annualità, anche per ragioni di bilancio, quindi verranno circa installate una 20 di telecamere anno per anno da quest'anno fino ai prossimi 3 anni. Noi avremo la gestione del sistema, la legge attribuisce alla polizia locale la competenza a trattare delle immagini. È stata presentata questa mattina la 38esima edizione dello Spoltore Ensemble, diverse le novità all'insegna anche della sicurezza sanitaria. Vediamo. 38esima edizione dello Spoltore Ensemble, sarà un'edizione ridotta ma ancora una volta con grandi nomi, diceva anche il sindaco in conferenza stampa, non abbiamo voluto interrompere questo appuntamento che dura da 38 anni. Sì, un atto di coraggio, di determinazione è importante perché in un'estate in cui sembrava non dovesse succedere niente, sembrava che l'industria dello spettacolo dal vivo, della cultura dovesse fermarsi, in realtà la determinazione di alcuni soggetti, tra cui lo Spoltore Ensemble, ha permesso che l'attività ripartisse e quindi ci fosse questo appuntamento con la formazione culturale delle persone e con lo spettacolo per l'appunto. Quindi una edizione molto importante, la 38esima, è la mia 14esima edizione, quindi riprendo dopo qualche anno di pausa un festival che avevo diretto per 13 anni, un'edizione più contenuta dal punto di vista delle serate, ma che è una base dalla quale ripartire per rilanciare poi il prossimo anno in momenti che speriamo siano migliori di quelli che ci hanno visto all'opera quest'anno. Naturalmente il 23 questo spettacolo di Claudio Bisio e Gigio Alberti dedicato alla felicità è uno spettacolo che io ho fortemente voluto per 2 motivi, innanzitutto perché è un'esclusiva regionale, è uno spettacolo molto poco visto in Italia, quindi poche repliche, spettacolo quindi molto particolare già per questo motivo, ma poi mi è piaciuto molto il fatto che il tema dello spettacolo fosse la felicità, che è un tema straordinariamente importante al quale hanno dedicato attenzione filosofi, politici, artisti e quindi mi sembrava altamente simbolico, diciamo, caratterizzare questo festival dedicandolo a questo tema della felicità. Il giorno precedente invece abbiamo un'altra chicca che è la presentazione dell'ultimo album, l'ultimo lavoro di Umberto Palazzo, che è uno dei rocker più importanti che abbiamo in Italia, col suo Santo Niente negli anni 90, è stato agli apici della produzione che allora si chiamava Indie. Quindi un personaggio, un musicista importante, un intellettuale della musica che aprirà il festival con una chiacchierata con il giornalista Paolo Talanca. Poi la serata mi vede impegnato anche come musicista con il mio gruppo dei Medit Voices che è dedicato un po' alla formazione dei giovani.
Lo sport, ospite ieri sera della trasmissione replay di Enrico Rocchi, il direttore tecnico del Pescara Giorgio Repetto torna sull'esultanza per la salvezza, l'importanza della permanenza in Serie B e conferma la sua preferenza per la conferma di Andrea Sottil quale tecnico della prossima stagione. Comunque sia, la decisione sul nuovo allenatore sarà presa a breve. Ascoltiamolo. Io ti devo dire la verità, io mi sono rivisto adesso, non l'avevo rivista prima, mi sono rivisto ora e veramente un po' tutti, anche tifosi. Ma ero sballato completamente perché era veramente uscire una maratona, uscire, no, ma poi uscire dalla B e venire fuori coi rigori, rimanere in Serie B, non mettere, onestamente devo dire anche a livello personale, a me la faccia su una retrocessione mi rompeva proprio le palle da morire. Cioè, diventavo matto. Ho gioito molto di più di quando abbiamo vinto il campionato anche da calciatore. È brutto parlare di soldi, ma tra rimanere in B e scendere in C c'è una differenza di 8 milioni almeno, tra i 4 che perdi di contributo il primo anno e l'anno dopo perdi proprio tutto. E come diceva l'amico mio, tra averli e non averli è dopo. È più facile ripartire con Sottil che prendere un allenatore che questa squadra non la conosce. Ma io la penso come te, cioè per me è più semplice ripartire da uno che è stato qui fino a ieri, insomma. Su Pillon e Massimo, Oddo, a me non ti posso dire niente che non vada bene. Legato a tutti e due. Abbiamo lavorato benissimo insieme, c'è stima anche personale, al di là del calcio e via dicendo, ci vogliamo bene. Io Pillon lo sento sempre, l'ho chiamato, non nascondo che quando Zauri ha dato le dimissioni io la telefonata a Pillon l'ho fatta, ma se non è arrivato allora credo che sia difficile che arrivi adesso, no? Mi sembra ovvio. Per Massimo non lo so, perché poi ha un contratto col Perugia, noi lo spareggio l'abbiamo fatto contro il Perugia, io non lo so se sia una pista in questo momento praticabile. Caserta è una bravo, ha fatto molto bene l'anno scorso, quest'anno ha fatto benissimo fino a che non c'è stato il lockdown, poi la squadra ha fatto un po' come la Lazio, non ha ripetuto i risultati che stava facendo in quel momento. Possiamo dare dei tempi, quando deciderete sull'allenatore? Entro una settimana? Presto che tardi, come si dice, no, penso che questi giorni, non lo so, io non credo che sia tempi lunghi, no, di sicuro. Qualsiasi centravanti buono può essere abbinato come profilo al Pescara, voglio dire, Iemmello è un giocatore del Benevento con un ingaggio molto pesante, quindi non lo so io. Certo, ha fatto meglio Melchiorri in queste partite. Beh, Melchiorri ha fatto benissimo. La Zappa io credo che sia impossibile che resti. Beh, vuol dire che non vanno a vedere partite. Se non vanno a vedere partite, allora Pescara avrà Zappa l'anno prossimo. Se le squadre di Serie A hanno un minimo di osservatori, lo prendono. Serie C, colpo di scena a Teramo, infatti da ieri c'è Teo Di Mascio, non è più l'allenatore della prima squadra, per lui è previsto il ritorno nel settore giovanile, scatta così a pochi giorni dalla preparazione il Toto allenatore, vediamo. Il Teramo Calcio a pochi giorni dal raduno precampionato di Serie C è nuovamente alla ricerca dell'allenatore della prima squadra. Infatti nelle scorse ore c'è Teo Di Mascio, che aveva guidato il Diavolo dopo l'esonero di Bruno Tedino nella scorsa stagione, non sarà più l'allenatore e di comune accordo tra le parti tornerà a ricoprire il ruolo di responsabile tecnico del settore giovanile. Stesso percorso per il suo vice Marco Stella, che siederà sulla panchina della Bretti. A comunicarlo un po' a sorpresa nella giornata di ieri, proprio la società biancorossa, con una nota apparsa sul proprio sito internet, il quale ha annunciato anche la risoluzione contrattuale con il preparatore atletico Giuseppe Puleo, così come fatto qualche giorno fa con il match analyst Alcide Di Salvatore. Il ritorno di Cetteo Di Mascio nelle giovanili apre così il Toto allenatore per la nuova stagione. Il nuovo profilo a questo punto molto probabilmente sarà un giovane di prospettiva, formatosi in Serie D o addirittura la prima esperienza come allenatore e soprattutto con un ingaggio non molto elevato. Tutto questo per cercare di arginare gli elevati costi affrontati nella stagione 2019-2020, con un occhio al contenzioso che porterà la società alla probabile condanna e di conseguenza al pagamento degli stipendi Covid. Stessa situazione per il parco calciatori, l'obiettivo anche qui è sfoltire la rosa, principalmente tra i più esperti e dal contratto elevato, come gli attaccanti Cianci e Martignago, oltre i centrocampisti Arrigoni, Ilari e Costa Ferrera. Intanto l'ex Bruno Tedino, dopo aver trovato l'accordo per la rescissione del contratto con il Teramo, ha trovato l'accordo che lo legherà per i prossimi 2 anni alla Virtus Entella in Serie B.
Tutti i servizi che avete visto in questa edizione del TG6 a breve saranno disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Il TG6 invece torna con le prossime edizioni alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.